Buongiorno a tutti. Iniziamo con dichiaro aperta la seduta del Question Time. Non ricordo i termini che tanto li sapete a memoria. Chiamo l'oggetto numero 1. Interroga la consigliere vicepresidente Fioroni, risponde l'assessore Melasecche. Prego, vicepresidente Fioroni. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno Assessore. Oggi portiamo in aula un argomento che è sicuramente stato, ahimè, al centro delle cronache in questa calda estate, ma anche in periodi precedenti. Parliamo cioè della sicurezza stradale, chiaramente degli incidenti che sono ad essa collegati, sono sempre più numerosi nel territorio nazionale ma anche in Umbria. Secondo i dati diffusi dall'OMS, gli incidenti stradali sono la terza causa di morte fra gli adulti, la prima fra i giovani fra i 15 e i 19 anni e la seconda per i ragazzi dai 10 ai 14 anni e dai 20 ai 24 anni. Notizia di questi giorni che solo nel fine settimana, tra i primi di giugno e i primi di settembre, sono stati ben 420 morti, molti giovanissimi, dato dell'osservatorio ASAPS. Sulle strade italiane in generale nel 2022 sono stati circa 3.159 decessi per incidente stradale. Il numero degli incidenti è sicuramente in aumento. Come dai report della Polizia Stradale emergono diversi accertamenti fatti sui conducenti con etilometri precursori che hanno potuto appunto identificare guidatori in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e comunque sono numerose anche le infrazioni al codice della strada, fra cui l'eccesso di velocità. In Umbria nel 2021 si sono verificati circa 2.001 incidenti stradali, dati Istat, che hanno causato la morte di 53 persone e il ferimento di altre 2.679. Ora, dal punto di vista nazionale sappiamo che si sta lavorando, il Ministro Salvini sta lavorando anche alla revisione del codice della strada, anche con prescrizioni sicuramente più forti per le infrazioni e soprattutto per tutelare in qualche modo i comportamenti a rischio, soprattutto dei giovanissimi. Ricordo anche la sperimentazione fatta riguardo i taxi che sono stati messi a disposizione per i giovani nei locali appunto durante l'estate. E ancorché il numero degli incidenti stradali in Umbria, cioè le vittime degli incidenti stradali in Umbria, sia costante da 5 anni, in realtà il numero degli incidenti è cresciuto dal 2001 dal 2021 al 2022. Si è passati da 9.001 incidenti a 2.252, quindi oltre il 12% in più. Ora, ovvio che il tema degli incidenti stradali e la sicurezza stradale è un tema molto composito, Assessore, che riguarda differenti competenze, ovviamente, perché c'è il tema della manutenzione stradale, su cui sappiamo che la Giunta regionale, lei si è molto speso anche con ANAS per quello che era di sua competenza. Il tema chiaramente riguarda tutti i livelli territoriali, riguarda anche però la parte preventiva, la parte dell'educazione, riguarda la parte dei controlli, quindi ci sono tanti soggetti che debbono essere in campo, messi in campo e sicuramente collegati tra di loro affinché si possa rispondere nel breve, nel medio, nel lungo periodo a quella che è non più tanto un'emergenza ma sta diventando un problema quasi strutturale. Sappiamo che l'educazione stradale, pur non essendo materia obbligatoria, è raccomandata fra i ragazzi e ragazze a partire dalla famiglia, dalla scuola. Sappiamo, io l'ho scritto anche nell'interrogazione, che è importantissimo avere una mappatura delle strade più a rischio e poter su quelle intervenire sempre in modo sempre più efficace per riuscire a garantire maggiore sicurezza. Ed è ovvio che, così come ho detto in precedenza, gli attori che debbono essere coinvolti
sono diversi e con differenti competenze. Vorrei ricordare poi, proprio rifacendomi a questo, che in generale ACI e Istat rilevano che tra i comportamenti errati alla guida in Umbria si confermano come più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 38,1% dei casi, valore stabile nel tempo. La guida troppo veloce è il comportamento più sanzionato, rappresenta il 38,7% del totale. Ma rifacendomi anche ai numeri che ho dato in precedenza, i numeri cioè preoccupanti dei giovanissimi che perdono la vita agli incidenti stradali, ne abbiamo avuto anche notizia in un'altra regione recentemente, anche su questo ci sono delle riflessioni importanti da fare. E ho sollecitato l'assessore Coletto a far sì che la regione potesse avere e possa avere un ruolo proattivo nel mettere insieme tutti i soggetti interessati anche su quelli che sono i temi legati a questo, quindi al disagio giovanile e a tutti gli argomenti ad esso correlati. Detto tutto ciò, quello che su cui interroghiamo la Giunta è conoscere quanto già fatto, quanto si è intenzionati a fare per aumentare il livello di sicurezza sulle nostre strade, quindi gli interventi infrastrutturali già fatti. Si stanno portando avanti azioni sinergiche con gli altri attori istituzionali per lavorare su prevenzione, educazione e controllo. E penso alle prefetture, alle questure, all'ACI, alla polizia stradale, all'ANCI, a tutti i comuni, alle associazioni delle vittime della strada, quindi tutti, all'ufficio scolastico regionale, quindi tutti i soggetti che possono essere protagonisti di un tavolo interistituzionale per cercare di in qualche modo contrastare questo fenomeno sempre più dilagante che è quello degli incidenti stradali. Grazie. Assessore Melasecchi, prego. Il tema su cui verte l'interrogazione è di assoluto interesse e di estrema preoccupazione. Perché la verità, la situazione obiettivamente è preoccupante in quanto il numero degli incidenti è in aumento, soprattutto quelli relativi ai giovani, soprattutto quelli mortali, e questa è una cosa assolutamente che non può andare avanti. Cosa si sta facendo? Io ho interloquito su questo con i prefetti di Perugia e di Terni, per sollecitare controlli da parte delle forze dell'ordine. Perché? Perché si scoprono frequentemente soggetti che guidano da anni senza mai aver conseguito la patente, avendo perso l'uso della patente e l'autorizzazione per incidenti precedenti. C'è tutta una serie di irregolarità abbastanza gravi. A livello strutturale, per quanto riguarda la rete statale, è noto l'impegno dell'ANAS che sta portando avanti, coordinato dalla Regione. Parlo di 100 milioni l'anno di interventi che vanno a migliorare, intanto a dotare la rete statale delle nuove barriere spartitraffico che con i crash test che abbiamo verificato danno una sicurezza assoluta dal punto di vista del salto in caso di incidente da una corsia all'altra, pavimentazioni stradali drenanti. Stiamo praticamente a livello di strade statali, parlo dell'E45 ad esempio, rimediando definitivamente a smottamenti che negli anni hanno portato al restringimento delle corsie. Parlo del caso di San Gemini, di Marciano e di Colle Valenza. Consolidamento dei viadotti, il viadotto Montoro, che abbiamo scoperto aveva dei grossi problemi strutturali in seguito al terremoto. Entro la fine dell'anno i lavori dovrebbero terminare in un punto particolare fra Terni e Orte, dove il traffico è notevole. Per quanto riguarda altri interventi, la strada statale della Contessa, sono stato ieri a fare il sopralluogo e i lavori stanno andando avanti in maniera importante, per cui prevediamo entro la fine dell'anno di concludere i lavori. Abbiamo due interventi attualmente sulla Flaminia, San Carlo a Terni, dove da 20 anni si parlava di questo intervento, dove sono stati numerosi morti, perché venendo da Spoleto la gente attraversa per andare verso la collina con le licine eccetera con incidenti mortali.
Abbiamo il tema del nodino, su cui attendiamo, perché noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo e attendiamo adesso il finanziamento, per cui lì l'incidentalità è, non dico quotidiana, ma quasi. Abbiamo la Trevalli, altro tema importantissimo, quindi altro tema fondamentale, per questo e per quanto riguarda la rete statale, ma per quanto riguarda la rete regionale ricordo che questa amministrazione ha chiuso la transazione dopo anni ed anni di discussioni e di mancata manutenzione della rete regionale in gestione alla provincia, saldando e chiudendo definitivamente un contenzioso che durava da moltissimi anni. Quindi da questo punto di vista stiamo facendo grossi passi avanti. Non c'è dubbio che il fattore personale è fondamentale. Telefonia, telefoni, assunzione di alcol, sostanze stupefacenti, stanchezza, eccesso di velocità. Occorre assolutamente tornare ad una cultura del rispetto, perché altrimenti non ne usciamo. Stiamo facendo anche altre cose fondamentali, altre iniziative. Per la prima volta stiamo provvedendo a dotare l'Umbria del catasto stradale digitale, che sarà la base su cui impiantare, fra l'altro, proprio le attività propedeutiche a prevenzione e controllo nell'ottica della sicurezza stradale. Il relativo progetto è articolato in diverse attività. 1. Esecuzione del rilievo, acquisizione ed elaborazione di dati LIDAR e immagini panoramiche per censire gli elementi relativi alla rete stradale e la conseguente realizzazione di un geodatabase contenente le informazioni necessarie alla gestione delle infrastrutture viarie e alla istituzione del catasto stradale. 2. Sistema gestionale delle concessioni stradali e comunicazione agli utenti. Infine, sistema gestionale concessioni noleggio con conducente. Chiudo perché qui la risposta è abbastanza articolata, poi magari la consegno agli interroganti. L'impegno è rilevante, non c'è dubbio che però occorre, ripeto, una condivisione da parte di tutti gli enti, a cominciare dalla Polizia Stradale, Carabinieri, quindi stanno andando avanti delle riunioni che abbiamo iniziato a programmare affinché questa attività di monitoraggio e controllo possa dare risultati importanti. Certo, le famiglie, la cultura, la scuola sono ambiti fondamentali in cui occorre lavorare per infondere un modo diverso per l'approccio all'andare su strada, che è quello del rispetto per se stesso e per gli altri. Grazie. Replica brevissima della consigliera Piero Fioroni. Sì, grazie Presidente, ringrazio l'assessore per aver puntualmente risposto a l'interrogazione, dimostrando anche quella che è una grande consapevolezza, un grande senso di responsabilità della Regione riguardo la necessità di mettere insieme tutti i soggetti interessati e protagonisti del sistema, cosa che chiaramente ci sta molto a cuore, perché attraverso questa filiera, attraverso questa regia, la Regione può essere sicuramente può dare sicuramente un valore aggiunto. E la ringrazio anche perché sappiamo bene quali sono state le difficoltà ereditate anche nei rapporti con la provincia, e già nei primi di agosto abbiamo saputo del tavolo che lei ha convocato con le province per occuparsi proprio dei temi della sicurezza stradale, proprio con un grande senso della realtà e del fatto che comunque questo è un ambito, un tema di cui la politica e di cui l'amministrazione si deve occupare. Grazie. Oggetto numero 2, interroga il consigliere Puletti, risponde sempre Melasecchi, l'assessore, prego. Grazie Presidente. In un'ottica di un gran lavoro di risposte e di attenzione che la Lega, tramite il suo assessorato, assessore Melasecchi, tramite il sindaco Carizia, sta dando nelle infrastrutture e nei trasporti in Alto Tevere, vorrei attraverso questa interrogazione chiederle se ci sono ed eventualmente quali sono
gli aggiornamenti sul servizio di trasporto ferroviario della linea dell'FCU presso la stazione di Perantonio nel comune di Umbertide, dopo chiaramente gli eventi sismici che hanno interessato l'Alta Umbria il 9 marzo scorso. Lo ricordiamo tutti quella sera, dove uno sciame sismico ha interessato la zona settentrionale dell'Umbria con un susseguirsi di scosse, le cui, diciamo, quelle più forti, rilevanti, sono state di 4,5 di magnitudo e di 4,6 successivamente, sempre nel comune di Umbertide, con l'interessamento delle frazioni prevalentemente di Piandastino e Pierantonio. Sappiamo benissimo che a seguito di quelle violenti scosse ci sono state oltre 700 persone sfollate tra i comuni di Perugia e di Umbertide, ma che chiaramente la frazione di Pierantonio è stata quella che ha subito maggiori danni, soprattutto per quanto riguarda le abitazioni, il numero delle abitazioni dichiarate inagibili. Ricordo anche che il 13 marzo scorso l'esecutivo regionale ha inoltrato al governo nazionale la richiesta di dichiarazione per lo stato di emergenza e successivamente il 6 aprile, quindi nemmeno un mese dopo dallo sciame sismico, il Consiglio dei Ministri ha accolto e dichiarato lo stato di emergenza per i comuni colpiti dal terremoto del 9 marzo. E anche qui mi permetto di sottolineare un'asse positiva e sinergica comune, regione, governo. Ma venendo al punto e al focus di questa mia mozione, questa mia interrogazione, come dicevo prima, le scosse hanno interessato la frazione di Pierantonio, ma non soltanto le abitazioni, ma anche chiaramente la stazione ferroviaria. E in particolar modo si è verificata l'impossibilità di accedere alla sala di aspetto dell'edificio della stazione, di cui la Regione Umbria è proprietaria, e al locale tecnologico, dove si svolgono le operazioni di scambio di rotaia. Per questo RFI ha dovuto modificare gli impianti di cambio a nord e a sud della stazione di Pierantonio, al fine ovviamente di rendere sicuro il transito dei convogli lungo i binari dell'FCU. Quindi attraverso questa mia interrogazione, che è stata sottoscritta anche dai colleghi dell'Alto Tevere, Mancini e Castellari, chiedo di conoscere quali sono le tempistiche e le modalità di intervento con cui si intende programmare il miglioramento della fruizione dei servizi offerti dall'utenza presso la stazione ferroviaria della frazione di Pierantonio nel comune di Umbertide. Grazie. Assessore Melasecche. Gli eventi sismici del 9 marzo di quest'anno nel comune di Umbertide hanno arrecato all'edificio della stazione ferroviaria di Pierantonio danni di notevole entità e tali da imporre l'inagibilità dell'immobile stesso, tant'è c'è stata l'ordinanza 173 del 20 marzo e l'immediata messa in sicurezza con apposita recinzione al fine di escludere ogni possibile situazione di potenziale pericolo per gli utenti fruitori dei servizi ferroviari con arrivo e partenza dalla stazione di Pierantonio. Successivamente sono stati effettuati appositi sopralluoghi presso la citata stazione ferroviaria con sindaco presente, assessori tecnici, ai quali erano presenti rappresentanti del Servizio Regionale della Protezione Civile, di RFI, che abbiamo convocato, quindi del Comune di Umbertide, a valle dei quali è stato definito un ulteriore intervento finalizzato a garantire il decoro dell'area della stazione compromessa dagli eventi sismici. La nuova soluzione, per la quale sono stati richiesti appositi finanziamenti statali per un ammontare di circa 27.000 euro, prevede la realizzazione di una pensilina per il riparo dell'utenza e il rifacimento della recinzione che delimiterà anche il nuovo percorso di accesso ai veicoli. Tale recinzione avrà caratteristiche di resistenza meccanica e di stabilità tali da garantire un'efficace barriera contro i tentativi di effrazione e una stabilità contro l'azione del vento e degli urti anche casuali. Gli interventi verranno realizzati a cura del Comune di Umbertide non appena saranno disponibili gli stanziamenti richiesti allo Stato. Abbiamo fatto una PEC del 31 agosto e il dirigente alla Protezione Civile ha trasmesso al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile la rimodulazione del piano che era stato previsto e comunque a valle delle necessarie autorizzazioni dei soggetti gestori RFI e Busitalia. È interesse di questo assessorato fare in modo che il tutto avvenga quanto prima e compatibilmente con i finanziamenti che vengono dal Dipartimento. Ricordo, nell'ambito
diciamo, di questo aspetto specifico, che nel frattempo però stanno andando avanti in maniera importantissima tutti i lavori di rifacimento totale della ferrovia centrale umbra, che quindi interesserà sicuramente tutta la linea, sicuramente la riapertura della tratta Ponte San Giovanni Terni e della tratta nord-nord Città di Castello Sansepolcro, nuovi treni elettrici, i 4 minuetto di Umberti li abbiamo già programmato quanto prima, appena Trenitalia ci darà l'ok per la gestione decennale dell'intera FCU, manderemo i 4 minuetto a Foligno per il revamping. Quindi devo dire c'è un lavoro enorme, quindi Pierantonio, Umbertide e tutta quell'area dell'Umbria avrà un'ulteriore valorizzazione grazie a questo nuovo impegno che finalmente stiamo portando a conclusione. La replica della consigliera Poletti, prego. Sì, grazie Presidente. Brevemente, apprendo quindi dalla risposta dell'assessore Melasecchi che comunque rispetto al giorno in cui lei fece il sopralluogo con il sindaco stanno andando avanti i lavori, quindi l'attenzione su Umbertide e sulla frazione di Pierantonio continua ad esserci. In realtà non mi sorprende più di tanto, perché comunque l'attenzione che il suo assessorato insieme anche chiaramente alla Presidente, al Sindaco e alla Regione Umbria sta avendo sull'Alto Tevere non è indifferente. Ricordo non a caso l'apertura della piastra logistica, perché per noi in Alto Tevere è stato sicuramente un evento, lo abbiamo vissuto per 20 anni di promesse ed è arrivata la Giunta Tesei e l'ha aperta. Ricordo anche che per decenni abbiamo vissuto l'idea e il sogno di una galleria della Guinza aperta in maniera tale che l'Alto Tevere uscisse dall'isolamento infrastrutturale che le precedenti amministrazioni ci avevano fatto precipitare, e anche in questo caso oggi apprendiamo, grazie all'impegno dell'onorevole Marchetti, grazie alla Regione Umbria con la Presidente Tesei, il suo assessorato, grazie anche a un lavoro di squadra, apprendiamo che la Galleria della Guinza non è più un miraggio, ma c'è un progetto e c'è una fase di appalto. Ci tengo anche a ricordare la presenza sua e della Presidente Tesei il giorno del terremoto, a dimostrazione di una fattività politica che non è teoria. Ricordo anche la vostra presenza e l'attivazione immediata, non solo a fronte del terremoto, ma anche quando c'è stata l'alluvione, sempre in Alto Tevere, con fondi da parte della Regione che sono stati stanziati poco dopo i disastri climatici che hanno appunto interessato la nostra zona. L'auspicio, Assessore, che si continui su questa linea e soprattutto magari anche se si riesce a trovare un coordinamento per quanto riguarda anche gli orari dei treni, per quanto riguarda gli studenti delle scuole secondarie. Però io volevo a nome di tutti ringraziarvi per quello che state portando avanti. Grazie.